Rinunciatario il Pescara visto all'Opera Benevento, atteggiamento sbagliato, eppure la pressione era tutta sull'11 di Cristian Bucchi, costruito per vincere, senza dubbio un passo indietro, brutto KO, sì, maturato a pochi metri dal traguardo, ma senza dare mai, se non per pochi minuti nel corso della ripresa, la sensazione di potersela giocare a viso aperto. Anzi, una volta raggiunto il pareggio, di nuovo tutti dietro nella speranza vana di farla franca, così non è stato. A far discutere la scelta conservativa di passare a 20 dall'epilogo alla difesa 5, non proprio una novità, con l'ingresso di Campagnaro in luogo di Monachello. La squadra, sempre bassa, si è chiusa ancora di più a riccio. Inevitabile la contromossa di Bucchi, che ha innervato l'attacco, inserendo Asensio al posto di Bandinelli. 10 minuti finali di assedio e la fatale disattenzione di Gravion, che sul corner calciato da Viola ha perso la marcatura di volta. In generale è mancato l'atteggiamento giusto, ma è venuta meno anche la qualità di gioco, specie nel primo tempo. Marras questa volta avulso dal contesto, ma non ha, e lo si sapeva, la qualità del vero terquartista. L'ex Trapani ha altre pur preziose caratteristiche. Mancuso e Monachello abbandonati da subito al loro triste destino. Senza rifornimenti sarebbe dura per tutti. Male Memuscia e Balzano. Nel grigiore si è salvato Brugman. Fiorillo ha compiuto la solita super parata. Scontri diretti indigesti. In trasferta era già caduto contro Palermo, Perugia e Verona, all'Adriatico nelle gare contro Cittadella e Brescia. Era andata di lusso invece dopo un gran primo tempo con Lecce, ridotto però nella ripresa in 9, espulsi Calderoni e Meccariello, grazie ai due gioielli di Del Sole, schierato nei minuti finali. Finora fuori casa l'unico vero lampo al picco di La Spezia il 19 ottobre, 3-1 il verdetto finale, in quella che rimane la migliore prestazione dei biancazzurri nelle sfide d'alta classifica. Saranno proprio i liguri dell'ex Pasquale Marino i prossimi rivali del Pescara. Match in programma domenica alle ore 15. Tornerà a disposizione Cristiano Del Grosso.